Ok ragazzi, nuovo video. Oggi vi chiedo quanto potete tirarvi da natural. Non tirarvela, tirarvi, nel senso arrivare a livelli bassi di BF. Cioè qual è il minimo, la minima percentuale di BF a cui potete ambire da natural, quindi senza supporto chimico. Un video che credo che sia piuttosto interessante da fare, perché io non sono d'accordo su molti canoni che vengono richiesti da molte federazioni natural in cui portiamo gli atleti a gareggiare. Per quanto io sia, e se vedete i nostri atleti sul palco, io sia un fautore del portare l'atleta in condizione, però mi ritrovo spesso non in accordo con quelli che sono i canoni richiesti, per quanto io mi trovo a doverli assecondare e mi riesce anche abbastanza bene, però vedo che non è esattamente il massimo, quindi credo che sia un video interessante. Prima di iniziare però, ragazzi, chi mi segue già lo sa, se è la prima volta che arrivate su questa piattaforma, vi dico che potrebbe non essere il canale per voi, è un canale che parla di bodybuilding professionistico, o comunque bodybuilding di alto livello. Se siete professionisti, amatori o avete appena iniziato, non mi interessa, però quello che andiamo a dire qua, i contenuti che andiamo a portare, sono contenuti per chi vuole dedicare una certa fetta del suo interesse, della sua vita, a questa grande e straordinaria passione che è il bodybuilding. Quindi trattiamo questi argomenti, potreste non trovarvi d'accordo con molti concetti, ma di nuovo, in questo canale parliamo di quella che è la mia esperienza, la divulgazione come preparatore di atleti agonistici, professionisti, e quindi non di fitness in generale. Quindi se volete seguire questo canale, accettate il fatto che qui si parla soltanto di quello che è richiesto per arrivare al massimo delle vostre potenzialità fisiche. Tutto quello che c'è sotto il massimo a noi non interessa, quindi troverete soltanto contenuti da questo punto di vista. Allora, parlando di natural, partiamo col concetto che l'ABF, ossia il livello di massa grassa, è molto soggettivo, molto individuale, si basa in primis sulla nostra genetica, ossia ci sono soggetti, sicuramente li avete visti, che sono più portati a essere belli tirati anche tutto l'anno, o comunque non accumulano troppo grasso, e soggetti, io presente, che tendono ad accumulare un po' di più, ok? Quindi tendenzialmente per i primi arrivare più tirati sarà tendenzialmente più facile, per questi ultimi arrivare proprio ad essere scannati è un po' più difficile. Nella maggior parte dei casi tutto quel che è richiesto è tempo e pazienza. E vediamo come. Allora, andiamo per step. Normalmente un tiraggio dell'8% di massa grassa, vi parlo tutti i tiraggi da verificare con DEXA, quindi non bilancia impedenziometrica, non plicometro che tende a sottostimare, DEXA. Io ai miei atleti, quando dobbiamo controllare, io faccio la plicometria, per carità controlliamo tutto quanto, ma giusto per avere le singole pieghe, ma quando voglio controllare il loro livello di BF li mando a fare la DEXA, ok? È quello il gold standard, è quello a cui mi riferisco. E tiraggi fino all'8% sono sicuramente abbastanza raggiungibili. Non trovo la risposta alla domanda. Ora, tendenzialmente quando iniziamo a scendere sotto l'8%, alcune persone possono iniziare ad avere problemi. Problemi che cosa vuol dire? Che devono iniziare a sacrificare molto e iniziano ad avere dei side, degli effetti collaterali del periodo di cut abbastanza importanti, si vedono sempre più vuoti, sono sempre più letargici, sempre più distrutti, insomma, bene o male, stanchi. E questo logicamente può essere un problema. Ora, normalmente tra il 6 e l'8% di DEXA si può salire su un palco come Man Physique. Man Physique come categoria richiede un livello di massa grassa teoricamente non troppo basso, non si devono vedere troppe vene, la testa deve essere un po' più tranquillo, e nasce come categoria come il surfista, ok? Il surfista che vedete sulle copertine di Men's Health, quindi niente di esagerato, quello che piace un po' a tutti. Poi ovviamente anche in quel caso si è andato a estremizzare molto spesso e volentieri. Se ci pensate, anche la posa, questo braccio lasciato così in realtà è il braccio che dovrebbe tenere la tavola da surf, ok? Nasce proprio per questo anche tutta l'impostazione del posing. Per cui tra il 6 e l'8%, soprattutto se avete una bella linea, non avete un accumulo di grasso localizzato molto forte, potete benissimo salire sul palco. E in genere non è troppo difficile, perlomeno se parliamo della seconda e terza definizione che fate, ok? È sicuramente un obiettivo raggiungibile con un buon risultato. Quando si parla di scendere sotto il 6% inizia a essere molto soggettivo come discorso, perché iniziamo a entrare in livelli di masse grasse che sono da portare sia inizialmente come classic, quindi classic physique, e in ultimo delle masse sotto il 5% che sono richieste dei tiraggi come bodybuilder, quindi per tutte le categorie HP e bodybuilding eccetera. E anche là, dal mio punto di vista, serve tempo. Che cosa vuol dire questo? Che ogni anno,
ogni volta che voi vi tirate e raggiungete un certo livello di BF è come se il vostro corpo lo ricordasse, lo tenesse negli archivi. Quindi la prima volta che raggiungete l'8% sarà abbastanza difficile arrivare fino a quel punto. Il corpo comunque se lo segna, attua tutta una serie di sistemi di allarme che vi portano a salire, quindi un aumento della fame, diminuzione del metabolismo, diminuzione del NEAT, eccetera, depressione ormonale e tutto. Però, bene o male, si segna che siete arrivati all'8% e che siete sopravvissuti. Quando successivamente l'anno dopo fate un periodo di definizione, sarà molto più facile raggiungere l'8 e potrete pure ambire a scendere fino al 7, al 6%. Di nuovo il vostro corpo si opporrà con tutte le sue forze perché vi state allontanando dal suo set point, però anche là si segnerà che avete raggiunto quel livello e di nuovo successivamente sarà più facile ritoccarlo. Che cosa voglio dire da questo? Che in realtà arrivare a BF molto molto basse da natural va bene, è possibile. Potete arrivare anche a BF che sono richieste in circuiti doped, enhanced. Tendenzialmente sul natural risaltano anche meglio. Questo perché le molecole, i PED, i farmaci hanno un potere pro-infiammatorio che tende a dare un minimo di pelle più spessa e un accumulo di acqua. La profondità muscolare, la separazione, al di là di quanto è granitico il muscolo, di quanto siete vascolarizzati, ma la separazione muscolare che si vede nelle gare natural è un po' più difficile da riscontrare in circuiti enhanced. Questo perché soprattutto attualmente purtroppo c'è un grosso abuso di farmaci perché i ragazzi cercano di salire sul palco al top condition e di vincere le pro card in età molto giovane, sui 20, 21, 22 anni e iniziano a doparsi purtroppo a 16 anni o roba del genere. Quindi logicamente c'è un forte abuso di farmaci e quindi c'è questa risposta pro-infiammatoria. Per cui in realtà arrivare a BF molto basse da natural si può, abbiamo un effetto fisico molto più bello, molto più gradevole. L'unico problema è che serve tempo, ragazzi, perché se siete alla prima definizione, alla seconda definizione, cercate di forzare questa progressiva diminuzione della massa grassa, il vostro corpo si opporrà con tutte le sue forze. Arriverà a accentuare tutti i processi di gluconeogenesi, quindi di creazione del glucosio a partire da substrati non glicolitici, in primis il tessuto muscolare, gli amminoacidi a cui toglie il gruppo amminico, quindi sostanzialmente andrete a catabolizzare, a perdere tanto muscolo, avete una dura scotta da pagare, ok? E non è esattamente la situazione ideale. Quindi no, il mio consiglio in generale è quello di andare per step. Quando vedete che state iniziando una situazione di depressione metabolica, chiedetevi se il gioco vale la candela. E questa è la domanda più importante che dovete fare. Non dovete arrivare al top ai 25-30 anni, ma in questo sport, nel nostro sport, il top della condizione si vede tra i 35 e i 40, ok? Quindi datevi tempo, anno dopo anno sarete sempre più tirati, sempre più belli, ok? Ora, la cosa che ho detto a monte, io non condivido quello che viene detto e quello che viene richiesto nelle federazioni natural proprio per questo, perché si portano ragazzi, anche molto molto giovani, a tirarsi veramente veramente troppo per rientrare in canoni di categoria che non sono esattamente l'ideale. Quindi i giudici vogliono vedere come durezza, come tiraggio, quello che si ottiene normalmente in circuiti in cui si è supportati da PED, in cui si utilizzano anche diuretici, in cui si utilizzano tanti farmaci per arrivare a quella condizione, e secondo me non è esattamente quello che si dovrebbe far passare come messaggio, anche perché quando scendiamo a livelli di BF molto bassi, anche nel bodybuilding natural stiamo facendo qualcosa di molto poco salutare. E l'ultimo consiglio che voglio darvi da questo punto di vista, che è molto importante, è quello di non continuare e non prolungare questo periodo di definizione, questo periodo di cut, questa BF bassissima per troppo tempo. Una volta che avete finito la vostra gara, se dovete fare una seconda la settimana dopo, se dovete fare gli italiani, se dovete fare l'universo, noi abbiamo avuto l'anno scorso le selezioni con gli italiani, con il Mister Universo, e i ragazzi si sono fatti tre giri, tra virgolette, quindi hanno dovuto tenere la condizione, però abbiamo operato una reverse, quindi in realtà siamo iniziati a risalire già prima degli stessi italiani. Non tenetela, avete finito le competizioni, risalite subito a livelli di BF che sono più sostenibili, perché tornate in un range anabolico, il vostro corpo respirerà di nuovo, potrete reiniziare a costruire nuovo tessuto muscolare, e questa è sicuramente l'opzione migliore in assoluto, ok? Quindi è possibile tirarsi fino al sotto il 5% natural? Assolutamente sì, basta far passare il tempo. Ho fatto un video su quali sono le possibili motivazioni di stallo di un dimagrimento, quindi vi rimando a quel video per dare un occhio. Ho fatto tantissimi video su Rhino Nation,
in cui attualmente abbiamo raggiunto più di 1000 membri, quindi se non la conoscete andate a darci un occhio, perché può essere la piattaforma che fa per voi, con tantissimi video inediti, nonché i log di tutti i nostri atleti, professionisti e non. Per cui ho fatto tante informazioni su come raggiungere quel tiraggio, però la richiesta che vi faccio in questo video è quello di darvi tempo, non forzate troppo la mano, con calma arriverete a tutto quanto. Considerate sempre che nel nostro sport il top della condizione si ottiene sopra i 35 anni, ok? Quindi datevi assolutamente tempo, non forzate mai la mano, non forzate mai tiraggi estremi se siete all'inizio. Ragazzi, questo è tutto, qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e con questo ci vediamo nel prossimo video.